Bentornati nel canale. Oggi andremo a vedere come realizzare un porta Scottex, ok, da cucina, però un porta Scottex molto molto originale. Allora, cosa ci serve innanzitutto? Io ho usato per fare questi pezzi dei semplici pezzi di perlina che mi erano avanzati, ok? Perline da 15 mm, 15-20, ok? Allora, cosa ci serve? Ci serve un pezzo che sia 29 cm. Perché il nostro rotolo di Scottex è 23 per 12, 12 e mezzo. Poi ci servono due pezzettini, sempre realizzati dalle perline, che devono essere da 10 per 15. E per ultimo due pezzettini, sempre di perline, 8 per 8. Ok? Come procediamo? Procediamo a prendere i due pezzi da 10x15 e marchiamo il centro, 7,5. Il centro, 5. Stessa operazione. E con una punta tazza da 30, ok, perché il nostro tubo è un tubo di plastica. Questo, ad esempio, è un tubo di un aspirapolvere, ok? Ho recuperato un tubo di un aspirapolvere. È un diametro 30, quindi noi useremo una punta del diametro 30 e andiamo a fare i due fori con una tazza passanti su questi due pezzi. Abbiamo realizzato i nostri fori, ok? Diamo appena appena una passatina a togliere leggermente un po' di bava. Ragazzi, ora cosa dobbiamo fare? Andiamo a stondare un lato del nostro tacco. Ora, se avete un compasso, potete usare un compasso. Io ce l'ho, ma per farvi capire che si può fare con qualsiasi cosa, lo andiamo a fare con un tappo di un coperchio e andiamo a marcarsi il nostro tondo. Ora andiamo a rimuovere l'eccesso. Procediamo.
andiamo a rimuovere la bava. E iniziamo a praticare tutti i fori che dobbiamo fare. Allora, innanzitutto pratichiamo due fori a 8 cm e 8 cm e li facciamo a 3 cm. E saranno i fori che serviranno per fissarlo a parete. Poi abbiamo da fissare i due laterali, ok? Lo teniamo a filo di sotto e essendo che questo è 2 cm, marchiamo dove arriva. Essendo che è 2 cm, andiamo a praticare due forellini a 1 cm. Facciamo una righetta. E marchiamo due fori, ne facciamo uno a 3 e uno a 7,5. E 7,5. E andiamo a forare. Poi abbiamo i tacchi da 8x8. Allora, uno lo foriamo nei quattro angoli a 1 cm dal bordo. E uno lo foreremo solo in un angolo. Ora andremo a fissare il tacco con quattro fori, il tacco con quattro fori in uno di questi, in questa maniera qua. Lo centriamo, vedete sul buco all'incirca, e diamo quattro viti. Ecco fatto. Ora andiamo a fissare quello col tacco, lo andiamo a fissare a filo, come avevamo marcato in precedenza, e diamo due viti a bloccarlo. Tanto queste viti saranno attaccate al muro e non si vedranno. Ripetiamo l'operazione andando a fissare anche l'altro senza il tacco. Mettiamo a filo. Fatto ragazzi, il nostro risultato al momento è questo e qua ci va il nostro Scottex.
Ora prendiamo il tubo dell'aspirapolvere, lo infiliamo dentro, marchiamo dove arriva e andiamo a tagliarlo. Procediamo. Andiamo a infilare il nostro tubo. Deve essere un millimetro, appena appena, un millimetro sottomesso al tacco. Poi vi spiegherò perché. Ora giriamo il nostro porta Scottex. Andiamo a dare l'ultima vite nel nostro angolino. Allora ragazzi, questo è il nostro portarotolo. Quante volte andiamo in ferie, non sappiamo dove mettere i soldi, ma li ritroveranno nel pazzo, ormai sono cose viste e riviste. Noi abbiamo una piccola cassaforte dove possiamo mettere dentro i nostri soldi, chiudere, ed è un posto che fino a ieri nessuno ci avrebbe mai pensato. A oggi col video spero che lo guardate in tanti e che sia un'idea valida. Per questo video è tutto, vi ringrazio per avermi seguito e vi invito sempre a iscrivervi al canale, a guardare le playlist, che ci sono tanti video interessanti, e niente che dire, vi saluto, iscrivetevi al prossimo video, un saluto da Diego.